La Torre Vinchiatura ha ottenuto un doppio successo nella Coppa Molise 2022 organizzata dalla FIBU Molise. La squadra vinchiaturese, guidata dal tecnico Mario Perrella, al maschile in finale ha battuto la Monforte Campobasso in un'ultima sfida molto avvincente, terminata 24-23. Nella competizione femminile ha avuto la meglio sull'Avis Campobasso e la Bocciofila Riccese. 15 società partecipanti per oltre 150 atleti gara. Grande soddisfazione per la Federazione Molisana, presieduta da Giuseppe Formato, che in quest'anno agonistico ha organizzato oltre 30 gare sia a livello regionale che nazionale. Ci siamo ritrovati al Bocciodromo Comunale di Campobasso non solo per la disputa della Coppa Molise ma anche per l'assemblea regionale attraverso la quale le società molisane hanno eletto i delegati che voteranno il rinnovo delle cariche nazionali della Federazione Italiana Bocce nel 2024, quindi abbiamo eletto 8 grandi elettori del Molise che nel 2024 saranno chiamati alle elezioni per il rinnovo dei vertici nazionali della FIB. È stata una giornata di sport, una giornata di divertimento, abbiamo anche approfittato dell'assemblea regionale per programmare le attività del 2023. Abbiamo chiuso un 2022 davvero importante, due degli eventi federali organizzati dalla FIB Molise e quindi sul territorio molisano, la Supercoppa Nazionale della Raffa a Termoli vinta dalla Caccialanza Milano che di lì a un mese dopo la vittoria di Termoli ha vinto anche la Champions League per club, e poi abbiamo organizzato in Molise con finale al Bocciodromo Comunale di Campobasso le finali scudetto dei campionati italiani di società di prima, seconda e terza categoria. 28 le gare organizzate durante la stagione agonistica dalle società bocciofile molisane per una stagione che ci ha rivisti ripartire dopo l'attività a singhiozzo causata dalla pandemia, quindi il movimento boccistico è ripartito alla grande. È ripartito con una grande attività e siamo pronti per un 2023 egualmente importante. Cercheremo di rilanciare ancora di più l'attività boccistica sul territorio regionale. Sono tante le iniziative che si stanno organizzando e che stanno mettendo in essere la FIB Molise, le delegazioni provinciali FIB Campobasso e Isernia insieme alle 20 società bocciofile affiliate alla FIB.